ancora in mente le persone all'interno, le loro urla, il rumore delle mani che battevano sul vetro. È stato orribile. Non lo dimenticherò mai. Spaventoso. Alla fine hanno detto che dovevamo scendere. Ian e Janis tornano sulla nave che sta affondando. Si inclinava sempre di più. Non si riusciva a stare in posizione eretta. A quel punto ho sentito un forte cigolio e la nave si è inclinata ulteriormente. Non sapevamo che cosa fare. Tutti volevano telefonare e parlare con i familiari per l'ultima volta, perché pensavano di non rivederli più. Ricordo di aver pensato che sembrava il set di Titanic, ma quello non era un film, era tutto vero. Il ballerino James Thomas aiuta i passeggeri a raggiungere le scialuppe. Lui è l'ultimo a salire. Quando sono riuscito a salire sulla scialuppa, mi sono voltato a guardare la nave. Ho provato una strana sensazione. Quella era stata la mia casa per 5 mesi. Avevo lasciato tutto lassù, parte della mia vita. E ora era lì che stava affondando davanti ai miei occhi. Terribile. Mi si è spezzato il cuore. Sul ponte 4, Kirsty e Joe cercano di mettersi in salvo. La nave è sempre più inclinata e impedisce loro di raggiungere le zattere per l'equipaggio. Ricordo che qualcuno ha detto: guardate, la luna! Ci siamo girati tutti, sembrava così vicina in quel punto. E poi, dopo un po', è sparita. Si è nascosta sotto la nave. Le scale a destra avevano iniziato a riempirsi d'acqua. Eravamo sul ponte 3. Riuscivo solo a pensare al blu dell'acqua. La guardavo mentre avanzava e la trovavo bellissima. Continuava ad affondare e io ero sempre più convinto che sarei morto. Ero sicuro che non ne sarei uscito vivo. A quel punto ho pensato, è la fine. Sono le ore 23:30. Due elicotteri della Guardia Costiera si avvicinano all'isola del Giglio per localizzare la nave in difficoltà. Quanto segue è la registrazione della conversazione tra i due piloti. Le immagini sono riprese dalla telecamera infrarossi di bordo. Vai a sinistra? Sinistra? Vai. Guarda un po' quali che cos'è. Alberto! No, non era quella, scusa. Più grossa ancora. Era qualche miglio, ora non ricordo precisamente, e noi ovviamente ci aspettavamo una nave sbancata di qualche grado, quindi una nave che comunque era in navigazione, tutta accesa. Mentre nella direzione dove stavamo andando non notavamo niente. Sarà qua dietro, perché... Sarà da dietro, sì. È questa! Guarda dov'è? Eccola qui! Picchia, affondata! Porco cane! A bordo della nave Concordia, centinaia di passeggeri intrappolati cercano una via d'uscita, ma non ci sono più scialuppe di salvataggio disponibili. La gente scivolava, ovunque regnava il caos, orribile. Le operazioni di evacuazione mancano di un vero coordinamento. La cosa peggiore che può accadere ai passeggeri a bordo di una nave in difficoltà è perdere la fiducia nelle persone che dovrebbero gestire le procedure di evacuazione. Il personale di bordo deve essere chiaramente riconoscibile ed essere tempestivo nel controllare la situazione, fornendo le informazioni necessarie per aiutare i passeggeri. Ormai la nave pende vistosamente. I ballerini Joe e Kirsty si trovano a poppa e possono solo guardare il livello dell'acqua che sale. Continuavo a pregare e pregare. Non ero pronta a morire. Insieme decidono che l'unica soluzione è tuffarsi.
Ero nella parte alta della nave. Si vedeva solo il mare aperto. Ricordo di averlo fissato impietrito per diversi minuti. Tra di noi ci scambiavamo sguardi di sostegno e affetto. Ero sicuro di morire. Avevo una paura terrificante. Se mi fossi tuffato, probabilmente non ce l'avrei fatta, ma bisognava provare. Ero sicuro che non ne sarei uscito vivo. Ci siamo guardati negli occhi. Sapevamo di doverci provare. Sono saltato in acqua e ho iniziato a nuotare come un forsennato. L'ho visto tuffarsi e l'ho seguito immediatamente. Non ci ho nemmeno pensato, sono saltata e basta. L'acqua era ghiacciata, ma è l'ultima cosa a cui ho pensato. Avevo altro in testa. Cercavo di immaginare che cosa ci fosse sott'acqua. Ero terrorizzato, ma continuavo a nuotare. Andavo avanti senza smettere di pregare, anche se mi aspettavo di morire da un momento all'altro. È stato difficile nuotare. Tenevo stretto in mano il cellulare e il portafogli. Quelli non volevo assolutamente perderli. Mi dicevano di non voltarmi a guardare, ma io ero esausto e mi sono girato sul dorso. Mentre nuotavo, vedevo tutte quelle luci sull'acqua. Sembrava di vedere il Titanic con i rumori sordi del metallo che si rompe. Quel suono mi rimbomba ancora nelle orecchie. Ci vogliono 20 minuti per raggiungere la riva rocciosa dell'isola. Ho provato ad arrampicarmi, ma sono scivolata. Non volevo assolutamente tornare in acqua e così ho provato a rimettermi in piedi. Per fortuna c'era una signora del posto che era venuta ad aiutare i naufraghi. Mi ha afferrato la mano e mi ha tirata fuori. Anche Derek e Viv e Paige sono sul lato destro della nave. Ma le scialuppe di salvataggio sono finite. A causa dell'inclinazione della nave, l'acqua stava lambendo il ponte 3. Quella era la nostra preoccupazione maggiore. Poi, con nostra grande sorpresa e gioia, è tornata indietro una scialuppa. Nella confusione di quegli istanti, i due pensionati si separano. Sono scivolato. Viv è rimasta qualche metro più avanti e non sono più riuscito a vederla. Quello è stato il momento peggiore perché ho temuto che fosse scivolata chissà dove. Non sapevo se Viv fosse sulla scialuppa o magari su un'altra vicina o se fosse caduta in mare. Non le ho mai permesso di andare in giro da sola. Ormai ero sulla scialuppa, ma non riuscivo a trovare Derek. Speravo che anche lui fosse a bordo, ma non lo vedevo. Poi ho sentito gridare il mio nome. Era lui. Mi sono girata e l'ho visto. Era in fondo alla scialuppa. L'ho riconosciuta dai capelli bianchi. La barca ondeggiava, ma ormai eravamo quasi al sicuro. A babordo, verso la prua, la ballerina Rose ha raggiunto la parte più alta della nave. Ho trovato un punto con qualche finestra. Mi sono calata a mani nude, reggendo tutto il peso del corpo con la punta delle dita. Se fossi caduta di sotto, sarebbe stata la fine per me. Stavo cercando di trovare un punto da cui fosse possibile avvistarmi. Aspettavamo gli elicotteri che si sentivano volare, ma poi abbiamo capito che non ci avrebbero mai trovato. Era da almeno un'ora che sorvolavano la zona, ma tenevano i fari puntati sull'acqua per illuminare il percorso a chi era in mare con il giubbotto di salvataggio. Il mio capo equipaggio e l'operatore di volo si sono accorti che c'erano due luci, due strobe, e quindi più a prua, verso la plancia di comando. Ed effettivamente erano due persone che erano bloccate, senza possibilità di salire sulla murata, nei piani inferiori alla plancia di comando. Tra il comandante del mio elicottero e quello di quell'altro si sono messi d'accordo di far scendere prima me. Un soccorritore si è calato, mi sono tolta il giubbotto e lui mi ha messo un'imbragatura sotto le braccia. Io per portarla via da quella posizione praticamente gli ho passato dietro la schiena e sotto le ascelle questa imbragatura che si chiama horse collar. Praticamente io l'ho passata dietro la schiena, l'ho bloccata a seconda della sua corporatura
Mi hanno sollevata fino all'elicottero. A un certo punto ho guardato verso il basso e mi sono resa conto del rischio. Se avessi alzato le braccia sarei caduta. Ero praticamente appesa a quell'uomo per le braccia. Mi teneva forte, mi stringeva con le gambe. Mi sono aggrappata a lui mentre venivo sollevata dalla nave. È 1:46. Sono trascorse 4 ore dall'impatto della nave con lo scoglio. Centinaia di passeggeri sono ancora a bordo. 80 miglia più a nord, a Livorno, la guardia costiera chiama via radio il comandante Schettino, che non si trova in plancia, ma è su una scialuppa. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti, Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto. C'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male. Le faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo. In tanti anni di mare non ho mai sentito un comandante parlare come ha fatto Schettino. Credo che l'ufficiale della Guardia Costiera abbia capito che forse Schettino era in crisi per la tensione e lo stress della situazione. A quel punto ha dovuto trattarlo con tono perentorio per provocarne una reazione. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, e mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante. Non mi sente? Sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo. C'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo soccorritore? Il mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Non esistono prove che il comandante Schettino abbia tentato di risalire a bordo. Nelle prime ore del mattino, dopo la telefonata con la guardia costiera, si è recato in taxi in un albergo dell'isola dove a una troupe televisiva ha concesso un'intervista in cui ha dichiarato: «Siamo stati gli ultimi ad abbandonare la nave». Dichiara inoltre di aver preso una decisione in un momento molto particolare, in cui era necessario capire quale fosse l'alternativa migliore. Conclude con le seguenti parole: «Credo che quasi tutti siano stati tratti in salvo». Sulla nave sono ancora centinaia i passeggeri in pericolo, tra questi Ian e Janis Donoff. La gente spingeva da tutte le parti nel tentativo di salvarsi la vita. Ian mi aveva detto che se la nave fosse affondata saremmo morti tutti.